partigiani Reinders. Esattamente come avete sentito, si pronuncia esattamente così il nuovo centrocampista olandese del Milan. Ma se Reinders, lo stesso cognome di Papa Martin, è assimilabile di primo acchito alla sua Olanda, il nome invece è di origine persiana. Al-Tijani è una parola araba che significa incoronazione, come quella che lui ha avuto ben presto nel cuore del centrocampo del Milan. Si trova principalmente in Nigeria questo nome, rispetto a qualsiasi altro paese del mondo. Ecco perché il nome Tijani a molti può sembrare insolito se a portarlo un olandese, e in fondo lo è, ma rappresenta perfettamente il legame della famiglia Reinders con il calcio. Il padre Martin decise infatti di chiamarlo così in onore del nigeriano Tijani Babangida, che nella sua prima parte di carriera in Olanda vestì fra il 1991 e il 2002 le maglie di VVV Venlo, Roda, Ajax e a seguire anche Vitesse. A raccontare le gesta di Tijani Babangida è un profondo conoscitore del calcio olandese, il giornalista ed ex team manager dell'Ajax degli anni d'oro, David Ent. Tijani Babangida era un giocatore nigeriano che a giovane età, aveva 18 anni, era scoperto dal presidente del Roda JC di Kerkrade in Olanda. Lui era un giocatore piccolo ma rapidissimo, con un scatto micidiale, e sapeva anche segnare. Giocava alla destra. 1996 era acquistato dall'Ajax, giocando tra l'altro con Jari Litmanen, i fratelli De Boer, Danny Blind, Edwin van der Sar, e prendeva il posto del connazionale Finidi George, che era andata in Spagna. Il nome Tijani non si trova spesso in Olanda. E così il papà Martin Reinders aveva una carriera modesta come professionista, e con il ok della mamma dava il nome Tijani al suo primogenito. Aveva giocato 36 partite con la sua nazionale, quella nigeriana, Tijani Babangida. Invece, prima del suo arrivo al Milan, Tijani Reinders non aveva mai indossato la maglia della nazionale olandese. Ma se questo è accaduto poi, invece, se Tigi è stato convocato per la prima volta dalla nazionale A Orange, probabilmente è accaduto perché dal primo minuto in cui ha indossato la maglia rossonera, a Pasadena, il 24 luglio 2023 contro il Real Madrid, all'inizio della tournée estiva statunitense del Milan, è sembrato che quella maglia lui la portasse da sempre. È esattamente questa la sua modernità, come traspare dalla vera e propria scheda tecnica che ne ha fatto Stefano Pioli. Reinders è un centrocampista completo, dotato di grande visione di gioco, di capacità tecnica e capacità di sapersi muovere negli spazi liberi. Quindi è un giocatore che può aiutarci nella costruzione, così come può aiutarci nella rifinitura e anche nella finalizzazione. Anzi, mi aspetto da lui anche qualche inserimento in più e qualche conclusione in più, perché ha le potenzialità per farlo. Il fatto che lui stia dimostrando di poter stare a quel livello qua, chiaramente credo che si sia meritato anche la convocazione di una nazionale prestigiosa come quella olandese. Un orgoglio per il Milan acquisire non giocatori già consacrati dalle rispettive nazionali, ma formarli e forgiarli per il grande salto. Quello di inizio stagione 2023-2024 è stato anche sul piano umano e familiare un grande momento a tutto tondo per il centrocampista ex AZ Alkmaar. Tijani e sua moglie, Marina, sono infatti in dolce attesa. L'annuncio lo hanno dato il giocatore del Milan e la futura mamma con un video su Instagram, incassando l'affetto dei compagni di squadra e di tutti i followers. Una storia bella e trasparente quella di Tijani Reinders, iniziata sui campi di calcio giovanili olandesi, come ricorda ancora David Ent. Io l'ho visto giocare quando avevo 15 anni a Zwolle, poi passava al AZ, che era un mezzo sorpresa perché lui stava facendo bene negli juniores, e un ragazzo si vede che ha stoffa, è tecnicamente dotato. E non pensavo in questo periodo che lui poteva andare al AZ. È cresciuto nel AZ, nel primo con i juniors, poi la seconda squadra che gioca in Olanda in Serie B.
così, lui è cresciuto molto tecnicamente, bravo, anche abbastanza elegante come giocatore, ma adesso questo passo è veramente una cosa strepitosa per lui, ma anche per Azzetta è un grande onore di avere un giocatore a livello Serie A, non è poco. Tijani Reinders ama viaggiare, giocare a padel e parlare con suo papà Martin. Lo sente 4-5 volte al giorno. Dopo che quando era ragazzo doveva pagare pegno al genitore, se per caso sbagliava qualche tiro in porta negli allenamenti che faceva con suo fratello, oggi c'è un grande rapporto. Sa tanto di famiglia il senso del calcio e della vita di Tijani. Diventerà un papà giovane a 25 anni e il suo orizzonte sono i suoi genitori. Un ragazzo tranquillo che al termine del suo esordio in Champions League fra Milan e Newcastle abbraccia il suo allenatore Stefano Pioli come se fosse un affetto in più, oltre agli altri che animano la sua vita quotidiana. Attenzione però, come spesso accade non ci sono solo rose e fiori nel calcio. Tijani è figlio di un calcio pervaso da tensioni particolari. Purtroppo, per motivi antisemiti, i tifosi più estremi della curva della Z di Alkmaar sono rivali dell'Ajax di Amsterdam e dei suoi tifosi. Ma è proprio dall'Ajax che sono arrivati tanti olandesi che hanno saputo fare la storia della maglia rossonera. Direttamente da Amsterdam a Milano, come nel caso di Marco van Basten, Edgar Davids, Michael Reitziger, Patrick Kluivert e Urbi Emanuelson, campione d'Italia con il Milan nel 2011. Mentre altri sono di estrazione Ajax, anche se sono arrivati in rossonero da altri club, come Clarence Seedorf, Klaas-Jan Huntelaar e Nigel de Jong. In questo senso Reinders è il primo giocatore nella storia passato dalla Z di Alkmaar al Milan e anche per questo Tigi vuole creare un bel precedente. La cultura e la modernità della sua scuola calcistica lo meritano, come sottolinea David Ent, che elenca tutti i motivi per cui non è un caso che giocatori di questa stoffa vengano forgiati proprio dalla scuola della Z. È una scuola molto moderna, basata anche sui dati, però non solo, anche il fiuto giocatore, però da tanto interesse a partire dai ragazzi di 9 anni che crescono. È una scuola moderna, una forza nuova in Olanda, perché vi dico che dopo Tijani Reinders ci sono anche 3-4 altri che stanno emergendo dalla scuola calcio di AZ. Non è per caso che l'Under-19 è diventato campione di Europa, hanno vinto la Champions League e la Youth League. Non è un caso, perché già da qualche anno queste squadre del settore giovanile stanno facendo molto bene in Olanda. È veramente un esempio di serietà, di modernità e anche la capacità degli allenatori. Per di più, devo anche dire, nei club tradizionali, diciamo l'Ajax, Feyenoord, PSV, c'è molto più stress che nella squadra quasi provinciale di AZ. Così l'atmosfera è più familiare e io penso che anche questo aiuta a far crescere i giocatori in un ambiente bilanciato.